Buongiorno, oggi è il 5 agosto, giovedì. Leggiamo una pagina famosissima del capitolo 16 di Matteo, quindi abbiamo fatto un salto nella liturgia, dove appunto Gesù in qualche modo individua in Pietro il fondamento, la roccia della sua chiesa. Ma credo che il testo vada letto soprattutto in questa direzione. Gesù cerca il modo per far entrare nella nostra umanità la verità della sua vita, della sua futura passione, della sua futura resurrezione. E allora individua attraverso la rivelazione che il Padre in quel momento fa a Pietro la persona in qualche modo su cui appoggiare questo. E allora da lì comincia a spiegare quello che gli succederà. E non per niente, però, Pietro, una volta che ha sentito che Gesù andrà a Gerusalemme a morire, comincia a sgridarlo: Signore, questo non ti deve accadere, no, qui non l'hanno su, uno giù. E quindi questo ci pone il dilemma di fondo, no? Cioè, siamo adeguati per questa rivelazione? Siamo pronti? Ecco, credo che sia sempre bene dire che non siamo pronti. E soprattutto tutte le volte che il Vangelo ci sembra ordinario, normale, comprensibile, vuol dire che non l'abbiamo letto abbastanza bene. Bisogna che sempre il Vangelo sia qualcosa d'altro, ci bruci e ci faccia dire no, Signore, questo no. E poi dopo ascoltare, non il rimprovero, anche se è duro quello che dice Gesù, ma l'unica condizione essenziale per il discepolo: mettiti dietro di me. Questa è la cosa più importante che noi possiamo fare. E per il resto, fate i bravi. Ciao.